Siamo live mercoledì 3 aprile, ritorna con noi un ospite che abbiamo conosciuto nelle settimane precedenti e è stato particolarmente apprezzato per la sua lucidità e chiarezza espositiva. Private banker, tra i più noti nel panorama italiano, operativo soprattutto sul nord-est italiano, Gabriele Turissini. Buonasera a tutti, ovviamente, ben ritrovati qua, insomma. E abbiamo voluto partire, dedicare questa nuova sessione per approfondire un tema che è stato particolarmente richiesto, ossia in relazione a quelle che adesso iniziano ad essere non dico cambi di scenario, ma alcune pedine si sono mosse sulla scacchiera rispetto a inizio anno. E sul versante previsionale si stanno addensando nubi all'orizzonte, legati da una parte i nuovi rischi, anzi più che nuovi, aumento della rischiosità e vulnerabilità sul versante geopolitico, e poi la chiamata ormai a 12 mesi sui cambiamenti politica monetaria nelle economie occidentali, e in tal senso ci viene in aiuto questa grafica che rappresenta l'andamento del Treasury, ossia i 10 anni, titolo di Stato decennale degli Stati Uniti, che, come si evince, insomma, sta trasmettendo tutt'altro che negatività, come si poteva ipotizzare o come ci si aspettava alcuni mesi fa. Gabriele, da dove partiamo? Perché come titolo di questa sessione abbiamo voluto usarne uno piuttosto provocativo, ossia: sei sicuro che tassi giù significhino o auspicabilmente possano rappresentare borse su? Punto di domanda. A quanto pare questa è una leggenda che cercheremo di sfatare, soprattutto durante il dialogo con te. Da dove partiamo? Da dove vuoi? Dalla copertina, forse, no? Dalla copertina. Dalla copertina. Beh, ho sentito numerosi, no, anche tuoi colleghi, che in queste ultime settimane, quindi industria dell'asset management tradizionale, che hanno utilizzato questa frase per descrivere, a quanto pare, una sorta di opportunità epocale, almeno per la nostra generazione. I titoli di Stato di ottimo rating a lunga scadenza sembrerebbero un rigore a porta vuota. Cosa ne pensi? Che cosa ne pensi di questa affermazione? Perché, cioè, anche chi non è esperto di mercati obbligazionari si sente citare un esempio di questa portata sul versante calcistico, insomma, capisce che, a quanto pare, potremmo trovarci appunto innanzi a un'opportunità epocale. Gabriele. Allora, tu riesci a condividere le mie slide, ovviamente, vero? Certo. Io mi scuso, sono un po'. No, abbiamo sbagliato monitor, perché questa era la risposta al rigore a porta vuota, che in realtà oggi sembrerebbe aver preso il palo. Però perché siamo in quel monitor lì? Allora, aspetta, aspetta un Allora, secondo. intanto che rimetto il mio, dimmi quando hai cambiato. Io in questo momento qua vedo il titolo di Stato dell'Austria a 100 anni. Ok, allora io devo fare un'altra cosa. Mi pare strano perché te ne avevo condivisa E un'altra. nelle crypto community ovviamente si parla a gran voce dell'opportunità che c'è su Bitcoin al momento attuale. Forse arriverà a 100.000 dollari, forse lo stanno chiamando un po' troppe persone, anzi un po' dappertutto si sta chiamando questi 100.000 dollari di Bitcoin. Se io torno indietro con la memoria,
qualcosa del genere, abbiamo avuto nel 2017 e anche nel 2021. Poi abbiamo visto com'è finito, abbiamo visto com'è andato in frantumi quel tipo di. E la macroeconomia da una parte e la geopolitica dall'altra, Guarda se quest'anno. adesso ti ho cambiato il monitor, guarda se vedi la lavagna bianca col titolo. No, vedo ancora l'Austria a 100 anni. Prova, sai cosa devi fare? Quando vai in condividi schermo, devi scegliere la finestra. O magari hai aperte più finestre con browser differenti, quindi tu gli devi dire: voglio che si veda questa finestra con questo browser. Spesso capita il tutto. Quindi, Allora, aspetta un secondo. da una parte abbiamo avuto opportunità e tatticismo sulle cripto, plausibilmente durante il 2024 il ciclo potrebbe durare 12 mesi, non i consuetudinari 18. Secondo, chi pensa a strategie di cash out, quindi esco e mi riposiziono in che modo? Soprattutto per preservare eventuale sia il capitale che eventuali anche più svalenze, e magari poi andarle a compensare più avanti. Come dicevamo prima, l'obbligazionario di qualità, soprattutto titoli di Stato, paesi occidentali, investment grade, potrebbero essere un Vediamo se riesco a. rigore. La porta vuota, niente, non te lo vedo ancora il. Stranissimo, l'abbiamo visto prima. Sì, Allora, prova. prendo le impostazioni, questa Sì. la tiro a camera, non c'entra. No, è impossibile. L'abbiamo sempre fatto. Allora, presenta la. Presenta. Ci sono tre, su Presenta ci sono tre tipologie di finestre, poi si chiama il desktop, una finestra o una finestra su un browser differente. Ma è incredibile. Allora, condividi schermo. Allora, condividi schermo. Allora, io adesso ti condivido questo. Sei seguito addirittura a Napoli, cioè sciocca la zanzara. Sciocca la zanzara. Sì, è incredibile. Cioè, non riesco a capire perché non si condivida. Finestra, quindi. Vabbè, dai, se no tu. Eccolo, è arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivata. Arrivata? Oro, perfetto. Allora partiamo veloci come la luce, perché c'è già la risposta alla tua domanda di rigore a porta vuota, ovviamente, no? Perché, mi scuso del casino, ma succede. Parto da una velocissima considerazione. Chiaramente tutto il nostro mestiere vive tra questi due elementi cardine, no? Il beta, che è il mercato a cui noi dovremmo fare affidamento per creare performance, e l'alfa, che è quella che invece andiamo a cercare per battere il mercato, ovviamente. Benissimo, questo è l'esempio classico di un beta. È più stupido, il più facile, il più elementare. Questo è un grafico che parte dagli anni 50 del Novecento, per cui ne avremo per tutti i tipi. È talmente semplice investire, anzi, semplicissimo. Il problema, è che quando si tratta poi di gestire l'emotività, chiaramente sbagliamo. Se noi dobbiamo far conto del beta di quel mercato che ci restituisce sempre valore, noi in realtà, tassi o non tassi, rialzi o non rialzi, dovremmo stare tranquillamente investiti sulla riga blu, perché più passa il tempo e più il valore aggiunto della riga blu rispetto a tutti gli altri tipi di asset, dai corporate bonds all'oro, eccetera, comunque vedete, porta un vantaggio enorme, enorme. La cosa più straordinaria, però, proprio in questo momento, è capire che, nonostante tutto quello che ci dicono e ci raccontano della sopravvalutazione del mercato, se voi guardate quello che è successo in questi 4 anni, non è che si siano abbiamo lavorato dei multipli che sono al di fuori della realtà, perché se guardiamo questo dato, in realtà quasi, non quasi, il 48% del rialzo di questo periodo è stato dovuto essenzialmente, è stato trainato
dagli mega utili che hanno triturato le aziende in questo periodo. Per cui di fatto il mercato lavora esattamente per quello che è. Questo è un grafico che a me piace moltissimo, perché in realtà vi fa vedere come in questo ultimo bull market, quella righetta nera che voi vedete evidenziata in quel cerchio, è in realtà semplicemente il raddoppio dell'indice dal momento in cui parte il bull market, chiaramente dal mese 1. Voi vedete che anche questo bull market qua, nonostante sia tanto spregiudicatamente giudicato fuori scala, fuori logica, eccetera, in realtà, se voi guardate come sta seguendo i bull market passati, non sta assolutamente andando fuori scala. È la righetta nera che corrisponde effettivamente a questo bull market attuale, per cui diciamo che per adesso noi potremmo vivere in questo mercato beta tranquilli e beati, perché per adesso stiamo entrando anche in una stagionalità, qui la vedete, aprile, maggio, giugno, luglio, che ancora ci accompagna tranquillamente in un'aurea di tranquillità, eccetera. Il problema è che noi questo ci piace, lo guardiamo, fa figo, ma in realtà noi andiamo a cercare questo. Ed è questo che andiamo a cercare per primi, perché in realtà noi sappiamo perfettamente, anzi pensiamo di sapere, che quando noi andiamo a cercare alfa pensiamo sempre di ottenere questo. Questo vedete dalla crisi Lehman in poi, quello che ha fatto un semplice ETF sulla tecnologia. Se l'avessimo scelto al posto del nostro beta di prima, dell'S&P, avremmo fatto una festa pazzesca. Il problema è che noi quando cerchiamo alfa potremmo trovarci in una situazione, lo stesso Standard & Poor's di prima, vedete, ha fatto il 250%, quello che è. Qui l'abbiamo rapportato in termini ancora più lunghi, però guardate questo grafico qua. Qui siamo andati a cercare alfa sul titolo che doveva dominare il mercato a detta di tutti nel 2000, potrebbe essere l'Nvidia di oggi, voglio dire, o potrebbe essere anche Apple, per cui noi qui andando a cercare alfa, chiaramente andiamo a cercare di scoprire le carte del futuro. In questo caso la ricerca di alfa ci avrebbe penalizzato. Vero che, così andiamo alla risposta alla tua domanda, se comprare BTP a lungo termine è un gol a porta vuota, dal mio punto di vista non è un rigore a porta vuota, in realtà, perché abbiamo mille variabili che poi vedremo, si stanno, diciamo così, assommando, accatastando sulle spalle del mercato. Certo è che uno degli alfa che a me piace oggi considerare è però quello proprio che hai detto tu. Non penso sarà un rigore a porta vuota. Questo grafico qua penso sia stato fatto, boh, forse 20 giorni fa. Il centenario, cioè il Matusalemme austriaco, quotava, vedete, 47,26, lo vedete qua. Se andassimo a guardare la quotazione di oggi è 44, cioè su questo rialzo dei tassi americani effettivamente il Matusalemme austriaco ha battuto in testa. Stiamo pensando che cambi lo scenario di lungo periodo? No, la freccia verde è quello che io penso possa accadere da qua ai prossimi 12 mesi. Ma andando a cercare alfa in questo contesto che Eugenio diceva ha un po' scombicchierato, diciamo così, gli equilibri del mercato, questo rialzo dei tassi americani. Però ci sono dei pezzi di mercato che noi, se vi ricordate, avevamo visto nel nostro incontro di un mese fa, inizio marzo. Uno era questo, e se voi guardate a quanto l'avevamo visto in quella giornata, valeva boh, 41 dollari, oggi Cameco vale. Questo è uranio, per capirci, scusate. Scusate. Questo è l'uranio, che era stata la chiamata di gennaio ancora. Adesso oggi siamo a 50 dollari, per dire. Secondo me, una volta che supererà questo massimo storico, anche qua di alfa dovrebbe essercene tanto. Ricordiamo sempre che cercare alfa vuol dire sbagliare. Questa però è la mia chiamata principale, l'avevamo già visto anche nell'altra intervista. Tassi o non tassi, questo signore qua è destinato solo a decollare, per un motivo semplice: al di là di tutti gli analisti tecnici, l'argento è una struttura di investimento caratterizzata da una componente, l'ho scoperto. Ci sono grandi istituzioni bancarie, specie negli Stati Uniti, che riescono a lavorare short l'argento, cosa che per loro è praticamente impossibile, e questo causa periodicamente questi rialzi,
colossali fatti essenzialmente dalla ricopertura. Io mi ero dato un obiettivo a 26 dollari a questo. Oggi l'abbiamo sorpassato, siamo intorno a 26,80, 26,70, 26,80. Questo è un alfa colossale, dal mio punto di vista, per un motivo soprattutto. Perché, come vedete, in realtà, per quanto riguarda la transizione energetica, con tutti i problemi che ci sta portando a casa a livello di inflazione, eccetera, il problema dell'argento è che è in un imbalance colossale. A fronte di un consumo di 700 tonnellate all'anno di argento oggi, noi ci troviamo di fronte a un imbalance di circa 237-240 milioni di once, che vuol dire che in questo momento il mercato, un po' come accade per il Bitcoin, che a Eugenio piace, le criptovalute, no? Gli ETF chiedono 30.000 Bitcoin alla settimana, fino a metà aprile la remunerazione dei miners ne produce 6.000 a settimana, siamo in un rapporto tra domanda e offerta di 5 a 1, ed è ovvio che il prezzo è destinato fino a che questo equilibrio viene mantenuto a questo livello, è destinato a salire. Per l'argento siamo nella stessa cosa. Altre due componenti vi mostro di alfa, che coi tassi avranno poco o nulla a che fare, dal mio punto di vista. Uno è questo, che è l'healthcare, che ha vissuto un periodo difficile dopo il discorso della pandemia, per ovvi motivi si era gonfiato, eccetera, ma in questo momento sta riprendendo momentum. Questo è un ETF normalissimo. E l'ultimo, che è una cosa, da quando Trump è stato potenzialmente tra i candidati, questo secondo me è un pezzo di mercato che, al di là dei criteri ESG che lo bannerebbero da ogni portafoglio, se un cliente vuole avere 100% ESG, una struttura come questa chiaramente viene tolta dal portafoglio. Questo è un fondo, penso sia quello di VanEck, se non sbaglio, o non so, ma ce ne sono due, e riguardano ovviamente solo il mercato delle armi. Uno è più legato alla cyber security, questo, mentre l'altro, che ha come sigla DEFS, mi pare, e quello forse di VanEck, è più, diciamo così, orientato a tutto il comparto armi in senso globale. È chiaro che la presenza di Trump tra i candidati impone all'Europa, mette un must all'Europa di riarmarsi. Questo è il grande problema che porterà, secondo noi, tanto denaro in quest'ottica. Il problema, però, come potete immaginare, ecco che arriviamo così al clou della serata, è che tutti questi discorsi che facciamo di beta e alfa, bisogna cercare di fare il punto sulla terra dove noi seminiamo. Se è una terra dove e che cosa possiamo seminare, perché la terra in cui noi ci troviamo a lavorare è questa. È chiaro che ragionare in questi termini, ed è un ragionamento che noi avevamo già fatto sia a gennaio che a febbraio, perché purtroppo questo è, non è che possiamo fare altro, cioè noi dobbiamo ragionare in questo contesto. E per cui questa sera, proprio per arrivare poi a dare la risposta che secondo me può essere plausibile, di che cosa potrebbe accadere con un ribasso dei tassi, e davvero dobbiamo essere contenti, come lo sono tutti quelli che hanno i mutui casa, per capirci, no? È ovvio che se dovesse innescarsi un ribasso dei tassi, influenzerebbe l'Euribor, per cui tutti coloro che hanno i mutui possono andare in banca, o meglio, guardano il conto corrente e vedono i loro tassi variabili scendere, oppure possono andare in banca e rinegoziare i mutui. Vi dico oggi, perché ci sono delle banche che, per esempio, sui decennali mantengono tassi intorno al 3,40, 3,30, 3,40, 3,20 qualcuna. Se dovessimo andare a negoziare un tasso a 20 o 30 anni, andiamo a 2,60. Che vuol dire che la prima delle risposte che abbiamo sull'andamento dei tassi e conseguentemente sull'andamento della macroeconomia potrebbe essere dovuto a questo. Tassi sui mutui a lunghissimo termine, a tasso fisso, sono sensibilmente più bassi di quelli decennali. Per cui 20 e 30 anni si lavora 50 basis point, 60 basis point sotto il decennale, che è già strano di per sé, no? Ma che riflette, se vogliamo, anche l'inversione della curva che adesso vedremo. Cerchiamo di capire allora una cosa essenzialmente. A me piace ribadire questa slide perché, e non mi stancherò mai di farla vedere. Dopo, Eugenio l'altra volta mi aveva spinto a fare un'analisi. E a quel punto vedrai che alla fine forse riesco a darti una risposta,
Eugenio mi disse: ah, questa è una figata, no? Perché questo fa vedere in realtà che cosa accade al mercato quando la Fed si ferma nel suo rialzo dei tassi. Come vedete qua, la Fed si è fermata, effettivamente, eccola qua, la vedete qui. La Fed è ferma, per cui noi in attesa che la Fed cominci ad abbassare, pensiamo, beh, a questo punto stiamo fermi, vediamo, e poi agiremo quando la Fed a sua volta deciderà di porre le aziende nelle condizioni di essere più, di affrontare un mercato più semplice, con tassi più bassi per finanziare le loro attività, eccetera. In realtà, come vedete, è abbastanza palese il fatto che questo è vero, è il periodo 2004-2007, cioè prima della crisi Lehman Brothers, quello che mi fece notare Eugenio l'altra volta, ed è vero, però è un dato di fatto come il mercato, e poi lo vedremo in alcune slide, il mercato, in questo caso è il Nasdaq, fa un lavoro molto semplice, festeggia l'incertezza, o meglio, festeggia l'attesa. Come tutte le cose, come i preliminari, la cosa bella sono i preliminari. Dopo il fatto di per sé, come diceva Paolo Coelho, 11 minuti, finita. In realtà il corteggiamento, il preliminare, l'ammiccamento, lo sguardo chiaro è quello che in realtà rende straordinario poi l'incontro con una persona. Per cui diciamo che il mercato in questo momento sta flirtando con la Fed, augurandosi paradossalmente che non abbassi. Perché in realtà in passato cos'è accaduto? Quando la Fed ha deciso di abbassare, invece, come avevamo detto, invece di fare tanta festa, il mercato in realtà in quel momento comincia a pensare che il suo nemico non è più, come in questo periodo qua, la crescita, ovvero l'inflazione, per cui le banche centrali tengono la guardia molto alta per evitare che nel sistema si rigeneri inflazione, eccetera. Oggi il terrore in America è enorme di questa doppia ondata, no? In realtà le banche centrali hanno questa paura. Per cui il problema che abbiamo noi oggi, ed è cercheremo di dare una risposta a questo, è il fatto di dire: ma noi davanti abbiamo, queste ce le saltiamo perché ce le vediamo dopo, non ci interessano. Noi davanti abbiamo un soft landing, come in questo caso, o una recessione? Velocissimo, proviamo ad andare a vedere, perché mi sono imposto 40 minuti, per cui qui dobbiamo starci. Se sono veloce, al limite i presenti possono interrompersi, mi interrompi tu, fate quello che volete, non è un problema. Soft landing. Guardiamo perché il soft landing potrebbe essere, vediamo cosa mettiamo su quel piatto della bilancia. Beh, un dato è questo. Il dato che è uscito ieri l'altro negli Stati Uniti è un dato che vi fa vedere come la capacità produttiva degli Stati Uniti è estremamente resiliente, cioè ha affrontato e ha avuto le sue difficoltà con i tassi in salita, però da quando i tassi si sono, diciamo così, arrestati, ha dato segnali di forza e non di poco conto. Infatti, i più segnali, soprattutto dal lato servizi, eccetera, noi li vediamo negli Stati Uniti e ci fanno vedere come il mercato nel suo complesso sia molto resiliente. Qui lo vediamo anche meglio. Questi sono i dati delle piccole e medie imprese americane. Vedete che è sensibile il fatto che ci sia una resilienza, che di recessione paradossalmente non si possa parlare e lo scenario soft landing sia quello oggettivamente più gettonato negli Stati Uniti. Lo vediamo anche qua, in cui diciamo così, la narrativa della disinflazione sta effettivamente morendo. Lo vediamo in questa serie di grafici. Qui lo vediamo ancora di più. Questo è il clima, diciamo così, del business rapportato soprattutto a quella che è l'attività di shipping, cioè quanto vengono scambiate le merci all'interno del sistema. È vero, questo qua mi pare sia una slide di domenica, devo averla lavorata, o sabato domenica. È vero che adesso quella righetta nera, questa in pratica, che fa vedere, diciamo così, il freight, cioè tutti quelli che viaggiano da un punto di vista di mare,
l'incidente sul ponte di Baltimora sicuramente impatterà in questo contesto, perché comunque noi l'abbiamo visto sia per quanto riguarda l'indicatore sull'attività appunto delle navi, del trasporto navale, sia per quanto riguarda le attività turistiche, perché tutta la zona di Baltimora è una zona cruciale per il turismo, per cui Carnival piuttosto che Norwegian, eccetera. Stanno subendo questo arresto dell'attività perché di fatto il problema a Baltimora è enorme, perché comunque va liberato l'accesso al porto. La sfiga ha voluto che questa nave andasse in avaria al motore e chiaramente, essendo uno dei porti più importanti della struttura commerciale americana, questo sicuramente porterà a un rallentamento, però se noi guardassimo questo dato come quelli precedenti, noi dovremmo dire che la bilancia del soft landing continua diciamo così, ad avere più peso. E qui lo vediamo anche. Gabriele, ci sono anche, non dico moniti, ma indicazioni addirittura di no landing, cioè Certo. addirittura uno scenario Non mi più di riguarda. Certo. conforto, esatto. Questa è quello che facevi vedere tu prima, io l'ho raccorciato un po' per renderlo anche più eclatante, no? Qui vedete l'andamento dei tassi sul decennale americano, e il decennale americano di fatto ha dato una accelerata onestamente spaventosa. Io su un'accelerata del genere mi sarei aspettato un andamento dei mercati molto più negativo. In realtà per adesso andiamo poco oltre il temporale primaverile, E tu però su questo impulso che abbiamo visto sui treasury, la ritieni, ritieni condivisibile l'idea che possa essere una sorta di flight to quality per il peggioramento del clima in Medio Oriente? Cioè, sostanzialmente per chi non è a digiuno, per chi è a digiuno di questi argomenti, il Treasury è il rifugio, il safe haven per definizione, più dell'oro quando si paventano all'orizzonte nubi temporalesche che fanno presagire un deterioramento dell'equilibrio in ambito geopolitico. E questo accade di sovente proprio perché gli operatori dicono: se le minacce dell'Iran da velleitarie diventano poi materiali, parte del Medio Oriente si trasforma in una polveriera. Quindi là sappiamo benissimo che ci sono centri nevralgici sia sul versante logistico che energetico, le conseguenze poi sarebbero abbastanza amare e soprattutto non erano conteggiate all'inizio anno, e quindi molti asset manager fanno, come si suol dire, de-risking, quindi diminuiscono magari l'esposizione sulle asset class molto rischiose e si caricano di treasury. Questo potrebbe spiegare magari questa propulsione. Cosa ne dici di questa lettura? Allora, per rispondere a questa domanda dovrei andare a cercare un grafico che utilizzo spesso io. Nella mia idea, quello che stai dicendo tu è assolutamente vero per quanto riguarda il panorama di tutti coloro che lavorano in questo mercato. Però non tengono in considerazione un fatto che negli ultimi 10 anni il mercato dell'energia ha subito un cambiamento epocale. Sì. Perché? Perché gli Stati Uniti, che erano di fatto quasi obbligati a fare guerra per consentire al proprio sistema economico di mantenere un ritmo di crescita interessante, accettabile, corposo, e per far questo avevano bisogno di energia, cosa è cambiato negli ultimi 10 anni? Che gli Stati Uniti, da importatori netti di energia, sono diventati esportatori netti. Non solo, sono diventati i primi produttori di gas e petrolio nel sistema. Questo è dovuto a una tecnologia che probabilmente potrà avere dei riflessi a livello ambientale
non è il nostro compito stare a giudicarli, però gli Stati Uniti con il fracking si sono posti nelle condizioni di essere non solo liberi di decidere il proprio destino energetico, ma soprattutto nella possibilità di rendere dopo la guerra, per cui sono più preoccupato della guerra in Ucraina che in Medio Oriente, perché l'approvvigionamento energetico all'Occidente in questo momento non interessa più il livello, l'area iraniana. Sì, è vero che noi potremmo subire qualche ripercussione perché importiamo dall'Algeria, eccetera, ma in realtà dovete rendervi conto che i cugini tedeschi, discutevamo oggi con Morgan Stanley per quanto riguardava il discorso dello spread, no? Che si è irripidito, eccetera. Sì. Però siamo irripiditi, ci hai irripidito quanto vuoi, ma siamo ancora a 170, 160, non mi ricordo. Ma il problema qual è? Che i tedeschi oggi sono schiavi, letteralmente schiavi del gas americano, con costi che per la loro industria erano improponibili fino a 5 anni fa. 3 anni fa, perché loro pagano due scelte clamorosamente sbagliate. La prima è quella della Merkel di accondiscendere ai Verdi per garantirsi l'appoggio a livello politico, di Sì. chiudere la produzione dell'energia nucleare, primo errore clamoroso della Merkel, sull'altare della necessità dei voti. La seconda cosa è il fatto che loro, cioè i nostri cugini tedeschi, cosa hanno fatto? Hanno abiurato quello che era la necessità di una condivisione delle fonti di approvvigionamento energetico con i partner europei per garantirsi una sorta di come si chiama, paradiso terrestre in cui il gas veniva loro fornito dalla Russia in via esclusiva con prezzi che erano addirittura più bassi di quelli che noi importavamo sull'hub di Tarvisio, che era quello che arrivava, il gas che arrivava dalla Russia. Allora, la Germania si trova tarpate entrambe le ali, sia quella del nucleare che consentiva a lei di tenere i prezzi dell'energia bassissimi, sia quella del gas che riceveva dalla Russia. In questo momento, dopo vi racconto un aneddoto che secondo me è molto importante, esula un po' dal discorso, però vi fa capire a che punto siamo arrivati. Vi stavo dicendo. No, per chi ascolta, magari non mette assieme tutti i tasselli che sta citando Gabriele. Noi come europei in questo momento qui ci troviamo proprio in una condizione che sembra voluta a più non posso proprio dagli Stati Uniti che in questo modo mettono l'economia europea. La indeboliscono e evitano che andiamo a braccia aperte a siglare trattati con l'Asia e così via. Quindi chi Sto in questo dicendo, momento qua esatto, quindi. dei tedeschi, per cui il nucleare in più, dall'altra parte, adesso sono costretti a importare il gas americano. Non solo, hanno fatto la cosa che non avrebbero mai pensato di dover fare: hanno dovuto riprendere in mano il carbone. Sì. Qual è il problema del carbone? Ho avuto un incontro con un personaggio straordinario che è Gabriele Susino, che ha Ah, sì. lavorato per CERN. Ecco, lui è in un colloquio tête-à-tête, perché io dal suo intervento al QUOM dell'anno scorso ho iniziato a comprare l'uranio, ma non per scommettere o fare alfa, ma per sposare la macroeconomia. Sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto semplicemente che se noi comprendiamo, c'era una notizia oggi che i russi vogliono continuare a perforare nel famoso buco che hanno in Siberia. Loro erano arrivati a 10 km di profondità, perché loro stanno, la notizia è di oggi proprio, l'ho letta stamattina, e si erano fermati al decimo chilometro perché la temperatura che loro pensavano arrivasse a 100 gradi era già arrivata a 180 gradi. Perché vi dico questo? Che cazzo c'entra questo col discorso che stiamo facendo? Perché Gabriele Susino mi diceva: attento Gabriele, quando io ti parlo di energia nucleare, e l'energia nucleare da un punto di vista tecnologico ha fatto già passi da gigante, ma la tecnologia principale che abbiamo in mano l'abbiamo in mano noi italiani oggi, perché
Il raffreddamento col piombo liquido sarà il futuro, il primo passo per il riutilizzo delle scorie. E l'utilizzo delle scorie vuol dire rendere la scoria di un altro 90% meno radioattiva. Ma il problema fondamentale, sapete qual è? Che se io vado con un contatore Geiger fuori una delle centrali che oggi producono energia, per cui idroelettrico, gas, carbone, nucleare, e vado a fare i rilievi fuori queste quattro centrali, sapete dove trovo la reazione del contatore più elevata? Anzi, impazzisce? Sapete in quale? In quella a carbone. Sapete in quale? Perché quella a carbone e non quella a centrale nucleare normale? Perché oggi il carbone, per estrarlo, devono andare a profondità di 8, 9, 10 km e il minerale che viene estratto e che viene bruciato in centrale è ricco di ultrauranoidi che rendono la centrale il posto più pericoloso in assoluto per quanto riguarda la contaminazione nucleare. Certo. La verità, detto da uno studioso, ti fa capire come noi stiamo andando dalla parte sbagliata. O meglio, io che vivo in Friuli, che penso sia il posto o uno dei posti più belli del mondo, vi invito a venire, perché io da qua dove sono, San Daniele Friuli, bello per il prosciutto, ma non solo. Pensate che io sono a un'ora dallo sciare in montagna e ho lo zoncolan che voi conoscete tutti per via delle biciclette, eccetera, che è un Sì. posto bellissimo per sciare, ma io sono anche a un'ora dal mare e ho le spiagge di Legnano Sabbiadoro che sono tra le più belle d'Italia, per cui non il mare ovviamente, la spiaggia. Però voglio dire, è veramente un piccolo compendio dell'universo. Ma voi sapete qual è la nostra spada di Damocle? Non è il terremoto che abbiamo vissuto nel 76, ma che la settimana scorsa si è rifatto vivo, no? Che noi, per fortuna, io ero in macchina, l'ho sentita, ma mia moglie l'ho trovata fuori casa. Con un 5 Richter ti vengono tutte le memorie, no? Perché Certo. i ragazzi di oggi non se lo ricordano. Mia figlia ha dormito, perché tanto lei nel 76 non c'era. Però non l'ha vissuto, ma noi che l'abbiamo vissuto siamo sensibili, abbiamo un pezzettino di cervello che quando viene sollecitato da un movimento tellurico comincia a farti sbalinare, no? Per cui scappa, non importa dove. Ma perché vi dico questo? Perché noi che siamo sensibili al pericolo non ci rendiamo conto che a 50 km in linea d'aria da qua io ho una centrale, quella di Crisco, che è una delle più antiquate che esista nel sistema. Per cui noi facciamo i santarellini in casa nostra, dicendo non vogliamo il nucleare, e poi importiamo l'energia da centrali che sono obsolete. Se le avessimo qui potremmo controllarle, eccetera. Detto Esatto. questo, che se volete esula dal nostro discorso relativamente, perché il problema dell'energia sarà inevitabile da affrontare in futuro. Cioè, quando voi avete un libro come questo, adesso ce l'ho qua per caso, ma ve È quello di Gialla Mensetti? lo faccio Ah vedere. no. Lo vedete? Se questo è vero, vuol dire che bisogno di energia per i 6 miliardi di persone che si affacciano sul mercato e che hanno bisogno della lavatrice, ma come della lavastoviglie o della televisione, rendetevi conto che di energia noi non avremo mai abbastanza. Quello Sì. di abiurare il nucleare è un'eresia, tanto quanto avere Torquemada dell'Inquisizione che ti bruciava perché Sì, beh, curavi il mal di però pancia con la cannuccia. Gabriele, se torniamo indietro in Italia, c'è stata, ti ricordi quando venne riproposto la Referendum. consultazione popolare per ripristinarlo, fatalità, cos'è? 2 o 3 settimane prima ci fu l'incidente di Fukushima in Giappone, Certo, quello ma noi guardiamo mi quello. fece virare drasticamente il sentimento dell'opinione pubblica. Se non ci fosse stato, probabilmente Però in bisogna Italia. essere, purtroppo bisogna essere pragmatici e non votaioli. Lo In so. quello io adoro la Cina, perché Xi Jinping dice una cosa fondamentale. Voi avete i migliori regimi, peccato che voi siate condizionati non per proporre le migliori idee, ma le idee che vi fanno votare. Per cui sarà Sì. sempre un sistema non efficiente. Sì. Non che io veda a favore un regime, però i nostri politici sono votaioli, non hanno un'idea e la portano avanti. Il votaiolo di per sé guarda Fukushima, giustamente, perché c'è stato il disastro. Benissimo, una persona straordinaria come Margaret Hack, sapete cosa diceva?
Diceva semplicemente che muoiono molte più persone di inquinamento nel mondo rispetto a quante muoiono per un incidente nucleare. Il problema è che l'incidente nucleare fa notizia, mentre i morti per inquinamento che avvengono ogni giorno in ogni parte del mondo, immaginatevi in India o in Cina con le centrali a carbone che hanno, questi non li troverete mai sui giornali. Sì, Eppure sono 100 volte di più. Questa sono i morti è la silenziosi e oltretutto purtroppo in Nord Italia ormai si è convertita in una delle regioni, una delle aree geografiche più inquinate in Europa proprio anche per conseguenze legate a morfologia del territorio e poi sul fatto che tutta l'attività industriale si concentra lì e quindi chiaro. quel tipo di inquinamento che produce malattie e disagio subastante cronico non è conteggiato. Ma Gabriele, andiamo avanti, altrimenti qui Andiamo avanti, cioè, perché rischiamo sennò, di allora, per sforare. cui anche questo ci dice che l'economia in questo momento, al di là, io non penso sia un dovuto questo rialzo al rialzo dei tassi, non tanto al discorso della guerra. Io penso che per adesso il mercato abbia ruttato tutte le tensioni geopolitiche. Chiaramente potrebbe avere dei rigurgiti, però per adesso. Io sono convinto, questo è un movimento dettato più dalla paura della seconda ondata di inflazione che potremmo vedere negli Stati Uniti. Il fatto che il soft landing o il no landing, come dicevi tu, possa venire fuori è dato anche da questo grafico delle commodities che vediamo dà segnali di forza ineludibili e il prezzo del petrolio. Questi sono tutti segnali che il sistema macroeconomico funziona, ha bisogno di energia, nonostante tutto quello che è accaduto, noi vediamo che gli americani hanno adoperato tutte le loro riserve per portare al mercato l'inverosimile a livello energetico. Però, come vedete, tutti questi dati, diciamo, i cerchi verdi portano verso il soft landing. Guardiamo l'altro piatto della bilancia adesso, perché se fosse così facile un soft landing o un no landing, vabbè, siamo a posto, no? Guardiamo cosa c'è dall'altro piatto della bilancia. Beh, dall'altro piatto della bilancia, se vi ricordate, avevamo visto questi dati. Beh, guardiamo dei piccoli aggiornamenti. Ricordatevi solo questo fatto qua. Noi sappiamo che quando si inverte la curva dei tassi, ovvero i tassi a lungo pagano meno dei tassi a breve, c'è una logica che dice che a un determinato numero di mesi, qui li vedete come lo stesso giochetto che abbiamo fatto l'altra volta, arriva questa ombra grigia. Vedete questa ombra grigia qua? Questa, piuttosto che questa, sono le recessioni. Qui abbiamo avuto l'inversione, abbiamo superato i tempi medi in cui l'inversione della curva porta alla recessione, però la recessione non è ancora arrivata, però noi dobbiamo dire francamente che nonostante quello che è accaduto nell'ultimo periodo, cioè il fatto che i tassi a lungo si siano effettivamente rialzati, guardate cosa è accaduto nel rapporto. Questo era il dato che abbiamo visto noi a gennaio. Guardate il dato di oggi. Se voi guardate, noi abbiamo 7 centesimi di punto la modifica, per cui vuol dire che la struttura della curva per ora non si è minimamente modificata. Il che vuol dire cosa in pratica? Che oggi come oggi gli operatori comunque si aspettano rispetto a quanto si paga oggi il mercato, si aspettano tassi sensibilmente più bassi in futuro e conseguentemente implicitamente indicano la recessione come un fenomeno inevitabile. Questa è una cosa che io vi ho aggiornato e vi fa solo vedere di norma quanto può durare questa inversione prima che sul mercato azionario ci siano Grazie. effettivamente degli esiti. Voi vedete che siamo arrivati a oggi alla più lunga estensione di rialzo del mercato, non tanto come magnitudine, perché il mercato è salito infinitamente di più, ma questo è dovuto anche a tutta la liquidità, ma è dovuto al fatto che se noi togliamo il 2009 e il 1980, in cui vedete avremmo ancora un po' di tempo, il 2009 guardate quanto è durata l'inversione della curva prima che il mercato cominciasse a muoversi, a cadere, per cui diciamo siamo in una condizione di mercato in cui quasi inevitabilmente
la recessione, diciamo così, è, non dico conclamata, però sarebbe veramente una cosa straordinaria se non avvenisse, ecco, se non portasse anche a una revisione di quelli che sono gli andamenti del mercato, eccetera. E Quindi non so. c'è, e da questo punto di vista, Gabriele, c'è proprio una descrizione del primo trimestre del 2024 che fa presagire un secondo trimestre ancora all'insegna del sorriso, quando invece Ah no, che sia fuori scala. l'amarezza è dietro la porta. Però io ti dico una cosa a questo punto. Per cui, siccome io questi dati li analizzo, vedi, il massimo del mercato anche nel 2009 sarebbe già avvenuto, no? Beh, più ci allontaniamo da quella che è la logica e più il dramma sarà disastroso dopo. Bene, andiamo avanti che ci vediamo le altre slide. La cosa eclatante che chiama la recessione, però, miei cari, è questa roba qua. Qui rapporta il fatto che quando mi si rialzano i tassi, l'unica cosa che non può salire è l'oro. Ma l'oro, se vi ricordate, ne avevamo già parlato a gennaio, che con tassi così alti mantenesse quotazioni sopra i 2000 dollari, era una cosa allucinante, non poteva farlo. L'oro non paga. Ma come fa a rimanere là? Allora, se vi ricordate, per cui questa discrepanza, il TLT, per chi non lo sapesse, è il prezzo del ventennale americano. Il ventennale americano, guardate, praticamente da febbraio come ha aperto una sorta di iato. Si sono mossi in una maniera che non era minimamente neanche immaginabile dagli altri. Da noi, da gennaio, lo sapevamo. Cosa sapevamo? Sapevamo innanzitutto che la Cina bara. La Cina bara perché dice che ha 2000 tonnellate d'oro, in realtà ne ha comprate 266 soltanto in un anno e mezzo tra il 2022 e il 2023. Sappiamo che è la prima produttrice al mondo di oro, perché ne produce 300 tonnellate all'anno e le miniere cinesi devono consegnare tutto allo Stato perché si sono ritrovate un membro del Partito Comunista all'interno della gestione della miniera. Per cui fate i conti quanto oro hanno incasellato. Ricordatevi questo grafico tra la produzione domestica, primi produttori al mondo, e quanto oro è sparito dal mercato di Shanghai, sparito, prelevato dal mercato di Shanghai, qui lo vedete ancora meglio. Questo è di ieri, è uscito ieri. Guardate quanto oro hanno importato dalla Svizzera nel mese di gennaio. Per cui tutto quello che abbiamo visto porta a pensare che la Cina stia barando, come fa da moltissime parti, in realtà lei non avrà probabilmente i 2190 tonnellate d'oro, ma ne avrà 34.000. E ricordatevi sempre che tutto questo discorso dei cinesi, che trova una logica nella loro mentalità confuciana di dare al tempo un valore completamente diverso da noi. Noi guardiamo domani mattina come un tempo che già ci pare lontanissimo. Loro guardano i decenni, loro aspettano sulla riva del fiume. Per cui i cinesi in questo momento hanno un obiettivo, non farci dire più che il petrolio vale 80 dollari al barile o l'oro vale 2300 dollari all'oncia. I cinesi mirano a farci capire o a farci Prezzare. condividere la strategia dei BRICS allargati che un domani noi avremo un sistema dollaro-centrico. E un sistema renminbi centrico. Io di questo sono un assertore. Ti faccio vedere una cosa. Come vedete sulla mia scrivania, io ho sempre i miei amichetti. Li vedete qua? Questi sono le mozzette dei miei. Adesso ti faccio vedere io una cosa, aspetta. Queste non le lascerò mai perché secondo me prima o dopo con loro dovremo fare i conti. Questa è la realtà dei fatti. Ma Guarda, adesso ti faccio vedere certo. io. Allora, si vede Bravo! Bravissimo! Quanto bello era quel libro! strepitoso. Questo qua lo dovrebbero obbligare a leggerlo alle scuole superiori. Però adesso ti faccio vedere un altro libro che devi leggere. Lo dovrebbero obbligare a leggere a tutti i maturandi prima del diploma e così via. Allora, una cosa che dovremmo leggere tutti è questa.
No, questo non l'ho letto. Modello Cina. Ve li Molto mando, ve interessante. li metto. Una cosa che dovremmo leggere tutti è questa. Questo è fantastico. Sì, ho letto un'altra versione sua. E l'altro libro non è male, quello della Messetti, il successivo, che è questo. Sì. Bene, detto questo, se no mi perdo nelle mie cazzate, andiamo avanti perché, ma qui lo vedete ancora loro rispetto al grafico Quindi del... tu, Gabriele, per semplificare questo passaggio, stai, non semplificare, per riassumere questo passaggio, stai considerando che è in atto una lenta e progressiva fase di accumulo di metallo giallo da parte, di quelli che saranno, i nuovi player nei prossimi anni. Quindi questi movimenti di prezzo, non sono sussulti, ma sono una conseguenza di una goccia che cade ogni giorno, che verrà portata avanti per Diciamo che è un anni e processo. anni, con l'idea di creare la più grande riserva aurea del mondo. L'idea mia è non è fatta soltanto dai cinesi, ma è fatta da tutti i BRICS. Sì, Si stanno muovendo tutti i BRICS allargati in quella direzione. C'è un dato di fatto i Next 11 sarebbero i BRICS. Adesso si sono ribattezzati i Next 11 perché dentro i BRICS sono confluiti altri sei, come si chiama, sei nuovi paesi. Iran, Etiopia, eccetera. No, c'era una cosa che mi piaceva sottolineare, questo fatto qua. Ricordiamoci sempre che per gli analisti tecnici quanto accaduto sull'oro è irrazionale. È irrazionale perché con i tassi alti l'oro va giù. L'oro non paga interessi, per cui una cosa che deve fare l'oro è scendere quando i tassi sono alti. Se oggi con i tassi dei decennali americani a 4,30, 4,40, 4,38 oggi pomeriggio, l'oro continua a salire. Ci sono delle forze esogene che l'analista non conosce. Non sa mettere sulla bilancia quello che sta accadendo in realtà. Tutti noi, Per cui comunque il fatto che un paese come la Cina compri in Svizzera tutta quella mole di metallo senza una logica, perché non ha tasso. Ricordiamoci che l'oro non ha Sì, tasso. Vi ricordo che una sterlina d'oro 7,39 grammi viaggiava a 530 euro l'una adesso, eh. Cioè, voglio dire, uno che avesse comprato oro 20 anni fa ha fatto veramente i soldi. Però voglio andare avanti per chiudere un attimo il discorso della recessione, no? Perché secondo me ci sono dei dati, l'oro che sale. Questo è un altro dato di cui dobbiamo tenere in considerazione. Perché è vero che diciamo no, soft landing o addirittura no landing, l'economia continuerà a crescere, però questo dato della contrazione sui prezzi delle case in America è palese. Qui lo vediamo anche a livello generale. E guardate, l'unica cosa come quella attuale è successa solo nel periodo Lehman, non è successa mai altre volte. Per cui questa è una cosa che sul piatto della bilancia della recessione è chiaro che noi dobbiamo mettere. Qui guardiamo un'altra delle cose che sono incredibilmente importanti in questo momento da mettere sul piatto della bilancia. Tutta quella che è la delinquency negli Stati Uniti per quanto riguarda i titoli di debito. Li vedete? E qui guardate quanti Chapter 11 sono decollati nell'ultimo periodo. Chapter 11 vuol dire praticamente libri in tribunale. Per cui, questi, guardate la crescita percentuale. Sì, ricorda, caspita, mai che succeda, perché comunque ricorda qualcosa di similare all'epoca che precedette poi Prima. Esattamente la stessa. Io diciamo per farvi capire che stiamo cercando davvero di metterci i piatti della bilancia ogni cosa, perché questo grafico qua io ve lo farò vedere di continuo, no? Ogni volta che ci troveremo lo vedremo, perché gli americani vivono con questo incubo, l'incubo della seconda ondata di inflazione, che negli Stati Uniti è plausibile, ma in Europa, se io vi faccio vedere il dato tedesco, ma di cosa parliamo? Ma in Inghilterra, se io vi faccio vedere quanto stanno scendendo i prezzi dei beni al commercio al dettaglio, ma di cosa parliamo? Allora, diciamo, tenendo in considerazione poi il fatto che il debito americano sta crescendo a dismisura, diciamo così, allora, che anche per andare verso la conclusione del ragionamento, perché abbiamo sforato anche stasera. Bene, due cose dobbiamo sapere. Di norma, dal primo rialzo dei tassi, la media prima dell'arrivo della recessione era 27 mesi. Questo è un grafico bellissimo. Noi a giugno ci siamo arrivati.
al 27esimo mese, che è la media, perché voi mi dite però, beh Gabriele, ma c'è stato un periodo che è stato anche 42 mesi, per cui potremmo arrivare. Noi stiamo ragionando di medie, poi vi trago le mie conclusioni. Mentre se guardiamo l'ultimo rialzo dei tassi, la media è 9 mesi, per cui noi questo mese dovremmo entrare in recessione. Per cui vuol dire stiamo andando, diciamo così, fuori dalla scala consueta. Poi è chiaro che potremmo dire tutto il discorso della liquidità, tutto quello che vogliamo. In realtà, quello che a me interessa farvi capire è che dal primo taglio dei tassi noi andremo in recessione mediamente 3 mesi dopo. Per cui per adesso, diciamocelo. Per cosa dobbiamo fare il tifo? Perché questi non taglino. Perché? Perché fino ad allora, per il discorso che abbiamo fatto prima, ricordiamoci che il periodo migliore è quello del flirt. Vi siete visti al parco, vi siete dati un'occhiata, vi siete dati un appuntamento a cena, ancora non si conclude, però ci si avvicina, ci si avvicina. Noi dovremmo allarmarci qua. Io sono assolutamente convinto che il taglio dei tassi, come abbiamo visto prima, crea questo nemico, che è la recessione. Qui ve l'ho fatto vedere in maniera ancora più Ah, evidente. allora, Gabriele, sul versante pratico, cosa stai sovrappesando come asset class? Ah, adesso te lo faccio vedere. Diciamo che adesso dovremmo essere in questa condizione qua. A gennaio pensavamo marzo-giugno. Adesso ad aprile pensiamo giugno, ma più probabilmente settembre. Probabilmente non faranno i tre tagli, ma se questa è la storia che io vi devo raccontare, cioè che i tagli per adesso non ci sono, l'obbligazionario non è un rigore a porta vuota. L'obbligazionario sarà un rigore a porta vuota quando taglieranno i tassi. Se Certo. uno pensa di segnare oggi, nell'attesa sbaglia, perché se voi guardate cosa accade all'obbligazionario durante la pausa, vedete che l'obbligazionario non dà segni di vita. Per cui la porta diventa enorme o avete in porta Magnan che para tutto, o come una volta Handanovic per noi dell'Udinese, che non segnavate un rigore in tutta Italia, ci tirando rigori, non li segnava nessuno perché Handanovic parlava tutto. Qui è uguale. Dal taglio dei tassi cambia lo scenario. Per cui l'idea che ho io fondamentalmente è che il taglio dei tassi americano, perché gli europei si muoveranno chiaramente Volontà. come al solito sotto dettatura, noi ci troveremo di fronte a un mercato in cui, passo oltre queste cose qua, è il taglio che ci dà il segnale dell'allarme. Fino all'allarme, dal mio punto di vista, l'azionario flirta. Flirta con tutto. Qui vi faccio vedere due slide finali. Qui vi dice questo analista che io seguo spesso, eccetera, dice state attenti a non essere eccitati tanto dai tagli della Fed. Rendetevi conto che il mercato, finché questo non taglia, il mercato flirta, è innamorato, si alza la mattina e si lava i denti 3 volte, va in palestra, fa jogging, fa tutto, purché la ragazza o la ragazza per il ragazzo, per fare parità di genere, possa guardarlo con più attenzioni, ma siamo nel Certo. periodo del corteggiamento. Guardate cosa succede dopo il primo taglio. Questa è la perdita media, ma il grafico più importante che, vabbè, questo è interessante. Guardate le grandi bolle, potremmo vivere una grande bolla, Nvidia è un esempio oggi, no? Guardate questa. Nel dicembre del 29, quello che accade, voi mi dite, ma il 29, tutto vero. Però questo è il dato di fatto, poi il mercato perdete l'80%. Nel dicembre del 64 è vero che è successo questo, però quando la Fed tagliò, che rimase addormentata non si sa perché, non si sa per come, il mercato aveva già perso il 50%. Infatti il minimo l'aveva fatto 2 mesi prima, vedete che era ottobre, c'era il minimo di mercato. Nel 2000 questo è stato il risultato, e nel 2007 è questo. Per cui se tanto mi dà tanto, e qui lo vedete anche riassunto in questo grafico che è una figata, perché ti dice, ragazzi, quando io taglio, dimenticatevi questa parte qua. Forget. Se tu pensi tassi giù, borse su,
questo grafico che chiude l'intervento ti dice è una cagata. Fuori strada. Perché questo ti fa vedere come mediamente tra i 100 e i 200 giorni dopo il mercato prende delle bastonate tra il 10 e il 50-60%. Questo è un dato dagli anni, evidentemente dagli anni 70 in poi. Come vincere la partita? Stando sull'azionario adesso, ma l'azionario io dovrei averlo per tutti i clienti il 100% se hanno obiettivi di lungo, però con Eugenio mi riprometto di farvi vedere una cosa. Voi sapete che io sono assertore di rimanere investito a prescindere, però la prossima volta vi racconto questa storia qua, perché in realtà io contesto tutti i portafogli che hanno dei pesi 60-40, 50-50, 30-70 o l'all-weather che fa 40-30, 15-7,5-7,5. Secondo me i pesi sono già scritti in natura e la prossima volta lo sviscereremo. Sì, ma di tutte le asset class adesso dello scibile investibile, qual è quella che ti piace di più, che stai sovrappesando? Che stai sovrappesando? No, non entriamo all'interno dei portafogli, però prese tu cur, qual è quella che ti piace particolarmente per cavalcare o sentirti in una condizione di conforto per quello che abbiamo rappresentato? Azionario S&P 500 o azionario mondiale, punto. Tutto il resto fa Punto. alfa. Tutto alfa con tutte le probabilità di errore che abbiamo visto prima. Io potrei dirti che ho scritto un post ieri su Twitter dicendo: sono 20 anni che ti aspetto. Che cosa aspetti ad arrivare all'argento? Era rivolto all'argento il tweet. Io sono convinto che l'argento sia in un imbalance e in una situazione di short sul mercato colossale. Per cui l'argento è una cosa che mi piace a livello macro perché serve la transizione energetica, a cui Certo. io non credo, tra parentesi, ma Quindi penso che uno comprando azionario globale si mette. Poi ti dicevo prima, ho detto il nucleare, l'healthcare, tutto bello. sì, no, ma certo, convinzione tematica con un satellite del portafoglio per cavalcare quell'ipotesi e così via. Molto interessante. Allora, Gabriele, qua abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati e ti posso dire che è stata particolarmente apprezzata anche questa sessione, quindi per far contenti tutti, magari dopo l'halving, anzi dopo l'halving, all'inizio maggio, se sei d'accordo, ci proviamo a fare un update di mercato. Prima di chiudere, visto che è passato, ormai è passato quasi un mese dal quant, hai notato se è cambiato qualcosa nel sentiment di chi ti segue, del tipo, ma cripto, aspetta che metto dentro qualcosina, oppure tutto calmo sul fronte occidentale? Allora, dovrei risponderti facendoti vedere un WhatsApp che io ho scritto alla mia banca, perché siccome leggo i giornali americani, sui giornali americani Larry Fink, numero uno di BlackRock, scrive: il fondo più grosso che abbiamo noi, che si chiama BlackRock Global Allocation, che era un classico 60-40, non è più 60-40, è 59-39-2. 59-39 azioni e obbligazioni e 2 criptovalute. Finito. Cripto, neanche Bitcoin. Certo, Cripto, lui dice i nostri ETF. I nostri ETF. Oggi, sì. dico, io avevo Morgan Stanley in ufficio che, e io da quello mi sconvolgo, no? Cioè, parlando con loro mi dicono: ma cazzo. Cioè, negli Stati Uniti i portafogli dei clienti cominciano a essere nella trama della tessitura, hanno un filino per dargli quel po' di brio di cripto, in Europa non lo puoi fare. Loro hanno il famoso GBAR, Global Balance Risk Control, eccetera. Sì. Ma scusa, ma l'1-2% dovrebbe starci, lo fa BlackRock. Il problema è che loro dicono: no, in Europa questo non è possibile, non lo si fa. Ma allora, se il BlackRock lo mette, ma
e ha dentro Bitcoin, beh, allora noi lo facciamo vendere a tutti gli europei e le banche si perdono la management fee. Perché se il BlackRock multi-asset ha dentro 2% di Bitcoin, io in Europa non lo posso collocare. Non Ma so se sai, hanno. guarda, ti do questo input perché come te partecipo agli eventi online delle case di gestione europee che vengono organizzate per il mercato italiano. E gli ultimi due a cui sono, no, non citiamo le case di gestione, comunque le ultime due c'era la possibilità di interagire con sia l'ufficio studi che il management team, quindi in questo caso gestori che si occupano dell'asset allocation di fondi multi-asset, quindi tipo global multi-asset income e così via discorrendo come tipologia di fondo, alla domanda del tipo: ma adesso che negli Stati Uniti hanno sdoganato neanche le cripto, ma l'ETF su Bitcoin, lo valutate come asset alternativo da inserire su un fondo che è multi-asset? Risposta categorica no. Per quale motivo? Perché siamo una società conosciuta a livello mondiale e questo è un po' io non riesco a capirla, un po' dicotomica, perché di là sì e di qua no, quando magari c'è lo stesso tipo di prodotto per il mercato europeo e per il mercato Diciamo, statunitense. è esattamente quello il ragionamento. Io dico sempre, no? Cioè, l'Inquisizione, io ho studiato a lungo l'Inquisizione perché a me piaceva il periodo storico, eccetera. L'Inquisizione, dovete rendervi conto, che bruciava le donne, le streghe, perché? Perché curavano il mal di pancia con gli infusi di camomilla e il mal di testa con gli infusi di malva. Perché li bruciava? Perché andavano contro l'ordine precostituito, cioè io ti curo con la benedizione, punto. Qui in realtà siamo nelle stesse condizioni. Con un principio corretto cerco di regolare il mercato, dall'altra parte vado contro la realtà dei fatti. Qualsiasi portafoglio che abbia una durata decennale e che avesse avuto 2-3 punti di criptovalute avrebbe avuto miglior rendimento, facile a dirsi, ma anche minore volatilità. Sarebbe stato semplicemente più efficiente. Qual è il danno che posso farti facendoti bere una tisana di camomilla? Nessuno, ma ti brucio. Certo, bellissima questa analogia che fa capire proprio le condizioni di mercato. Ecco per quale motivo noi continuiamo ad ogni modo ad essere early adopter di quello che forse fra 5-7 anni anche in Europa saranno sdoganati. Vedremo ad ogni modo, io ho questa visione che in Europa vogliono vedere che cosa accadrà a questi strumenti a fine ciclo, perché adesso bandiere all'asta, sì, però vogliono rendersi conto di che cosa accadrà a fine ciclo a quegli strumenti, perché non si, non, statisticamente, torno indietro ad analizzare la storia, in questo caso qua, solo di uno, non si era mai avuto niente del genere, quindi attenzione a fare festa perché più avanti ci potrebbero essere sorprese tutt'altro che di conforto, soprattutto nella consapevolezza, e questo lo so 1000%, che a su certi livelli di prezzo arriveranno i rider con le posizioni corte che andranno esattamente antitetiche a ETF and Company, cosa che non esisteva prima. Quindi sarà uno scontro tra titani, solitamente quando questo si verifica. L'abbiamo visto in passato con i CDS, l'abbiamo visto con il greggio, l'abbiamo visto con le commodity, l'abbiamo visto con l'high tech. Attenzione a fare festa, paper gain is not cash money. Bene, allora Gabriele, innanzitutto ti ringrazio. Guarda, siamo arrivati a quasi 500 collegati, mettendoci dentro anche LinkedIn, Volevo farti vedere una elevatissima domanda. apprezzamento e partecipazione, come già menzionato, tra
mese abbondante ritornerai con noi, magari commenteremo gli effetti anche post halving su Bitcoin. Ci ricordi, anzi ricordi a chi ancora non ti conoscesse e vuole iniziare a, a seguirti o meglio ancora scriverti o incontrarti, quali sono le piattaforme social o eventualmente il tuo sito professionale. Avete già visto in l'avevo messa, adesso non so dove è andata a finire, era tutto schermo, non ti preoccupare, era tutto schermo, poi la riporto io sui link in descrizione. Benissimo, allora avete il, sia mi trovate su Twitter, ma mi trovate anche basta, non c'è, adesso mi sono stufato, non la cerco più. Non ti preoccupare, poi la riporto io sulla descrizione del video. Bene, allora info@gturisini.it, mi trovate su Facebook Gabriele Turisini Private Banker, se non volete leggere le mie fringuellate mattutine. E per essere iscritti alla tua newsletter? Devono chiaramente iscrivermi sulla mail e poi vengono immediatamente inseriti all'interno della... Per la prima volta sarà fatta ad persona, di modo che se la vogliono ricevere mi devono confermare, poi io ve la... Certo, certo, benissimo, benissimo. Fantastico. Allora, ringraziamo tutti i partecipanti, ritorneremo qui tra 5-6 settimane per una puntata di mercato. I migliori auguri di buon trading, buoni investimenti. Come sempre, buona Solana a tutti. Grazie Gabriele, ti abbraccio tantissimo. Straordinaria performance da parte tua. Arrivederci a tutti e buon proseguimento di serata. Rimani collegato. Ciao, ciao, ciao.